Sicuramente è una bella cosa, per come è nata e come si è sviluppata. Adesso probabilmente è diventata una biglia che rotolando è diventata sempre più grande e chiaramente necessita di tante cose che magari prima, parliamo anche in termini di sicurezza e di situazioni. Cioè, mi sembra che sia diventato talmente grande che è difficile gestirlo bene, credo. Che l'organizzazione deve fare veramente sforzi notevoli per mantenerlo e soprattutto mantenere lo spirito con cui è nato Tocati, che era proprio una cosa nata in osteria tra quattro amici, credo, che ha sviluppato questa cosa bella per la città di Verona. Probabilmente tra qua e le Pettarine si è svolto una serie di riunioni che hanno portato a questa soluzione, credo. Quando ci sono stati i mariachis qua in osteria, che dovevano suonare in Piazza Dante o Piazza dei Signori, e siccome noi li trattenevamo qua a Bottiglia di Lugana, ogni tre canzoni a Bottiglia di Lugana, facendo ballare le ragazze, tutti non volevano più andare via. Questo è un episodio bellissimo. Poi li abbiamo fatti suonare anche sul Poggiolo, bloccando il traffico. Questa è la cosa che ricordo di più, con più piacere del Tocatino.